Barbara D'Urso, volto noto e amato della televisione italiana, ha espresso il suo profondo dolore, sgomento e rabbia per l'addio alla conduzione di Pomeriggio 5. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Nell'intervista rilasciata a Repubblica, la conduttrice ha messo nel mirino Pier Silvio Berlusconi, lasciando intendere che la decisione della sua uscita dal programma non è stata concordata con lei, a differenza di quanto dichiarato da Mediaset nel comunicato ufficiale. Con franchezza e determinazione, Barbara D'Urso ha deciso di dire la sua verità. Non ha ancora progetti futuri all'orizzonte e il suo contratto con Mediaset scade a dicembre. Sentendosi ferita dalle decisioni aziendali, ha deciso di mettere fine a questa fase della sua carriera televisiva. Ha lavorato con passione e dedizione, ma ora è arrivato il momento di dire basta. Nel corso dell'intervista la conduttrice ha toccato alcuni punti chiave della sua esperienza televisiva. Ha ricordato la chiusura di Domenica Live, un programma da lei creato 14 anni prima, che otteneva sempre ottimi risultati di ascolto. Il fatto che il suo posto sia stato preso da Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, sembra aver lasciato un amaro in bocca. Barbara D'Urso ha raccontato di aver dovuto cambiare la sua vita, trasferendosi a Milano senza i suoi due figli, su richiesta dell'azienda durante l'epoca di Mattino 5. Queste decisioni, fatte in nome del lavoro e della passione, sembrano averla segnata profondamente. Inoltre, ha rivelato uno spiacevole episodio sui social media, in cui è stata oggetto di insulti e offese ingiustificate. Un tweet offensivo e sgradevole pubblicato da un account affiliato a Mediaset ha ferito la conduttrice, ma la situazione è stata in seguito spiegata come un errore interno dell'azienda. L'aneddoto riguardante l'offensiva parola Troia, rivoltale da alcuni membri del team di comunicazione dell'azienda, è stato particolarmente doloroso per Barbara. Nessuno ha chiesto scusa e questa mancanza di rispetto ha segnato profondamente la conduttrice. A seguito di questo episodio, ha avuto la percezione che l'azienda non la gradisse più e ha condiviso le sue preoccupazioni con il suo manager, Lucio Presta. Nonostante le assicurazioni di un possibile rinnovo di contratto, le cose hanno preso una svolta inaspettata. L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di porre fine alla collaborazione con Barbara anticipatamente, senza darle l'opportunità di salutare i suoi spettatori. La conduttrice ha respinto le accuse di trash rivolte al suo programma e ha sottolineato il suo impegno nel condurre Pomeriggio 5 con rigore giornalistico. Ha anche difeso il suo stile e la sua scelta di ospiti, affermando che si occupa di cronaca e non è mai stata richiamata dal CDR. Riguardo alla possibilità di finire in giuria a Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha smentito categoricamente questa ipotesi. Nonostante il duro colpo subito, Barbara D'Urso ha deciso di continuare il suo percorso televisivo e tornerà in TV dopo la scadenza del contratto con Mediaset. La conduttrice ha dimostrato di essere una donna forte e determinata, pronta ad affrontare nuove sfide e a continuare a conquistare il pubblico con la sua passione e il suo talento. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!